Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Non so se avete notato qualcosa di... No, dico i capelli, non so se like per questo taglio incredibile. Finalmente mi hanno sfoltito, neanche fossi una pecora. E siamo qui per parlare di calciomercato, ma ho deciso di dividere questo macro argomento in due video principali. Poi magari ci saranno dei video aggiornamento. Oggi parleremo di portiere e difesa. Domani alle 14, più o meno 14, ore in più, ore in meno, parleremo invece del centrocampo e dell'attacco per quanto riguarda ovviamente il Milan. Allora, la data fatidica dell'inizio del calciomercato è il 4 gennaio, lunedì, quindi. Sono curioso di vedere sia le altre squadre come si muoveranno, perché in generale, insomma, il calciomercato mi attira sempre tanto. Ma soprattutto sono curioso di vedere come si muoverà il Milan, come si muoverà la società, considerando che in base a come si muoverà potremmo capire quali sono le effettive ambizioni del Milan ad oggi, considerando insomma che siamo in una posizione in classifica insperata per quanto riguarda le mie sensazioni. Proprio non ci speravo minimamente. Sicuramente ero convinto di ritrovarmi tra le prime 4 o 5 posizioni in questo momento. Essere prima addirittura mi fa strano, ma mi fa anche tanto, tanto godere. E quindi appunto, in base a chi prenderà il Milan, si capirà un po' se la società crede magari al sogno incredibile dello scudetto, oppure se sia contenta, tra mille virgolette, perché ricordiamo che il Champions League è comunque l'obiettivo principale di questa stagione, appunto tornare nell'Europa che conta. Allora, per quanto riguarda il portiere, ragazzi, ovviamente non ci sarà nessuna manovra di mercato in entrata e in uscita. I tre portieri che abbiamo sono ovviamente Gigi Donnarumma, Tata Rusano e Antonio Donnarumma. Però insomma c'è il vincolo dell'ingaggio del contratto, più che altro, di Donnarumma, che sta scadendo. Vi ricordo che il contratto gli scadrà il 30 giugno 2021, quindi ragazzi ci siamo, cioè ridendo e scherzando siamo lì. Il Milan quel che è certo lo vuole tenere a tutti i costi, e quel che è certo anche Gigio vuole rimanere. Però ragazzi, c'è sempre il però, che bisogna anche accontentare le richieste economiche sicuramente di Gigio, non nascondiamoci, ma anche quelle di Mino Raiola, quel simpaticone di Mino Raiola. Il Milan è andato incontro al giocatore perché gli ha offerto 1 milione in più rispetto all'attuale ingaggio, quindi il Milan ha messo sul tavolo della trattativa ben 7 milioni di euro, che sono poi soldi che prendi Ibrahimovic, per intenderci. Raiola, diciamo, sta giocando molto sul fatto che, a quanto pare, udite, su Gigio Donnarumma hanno fatto un po' un sondaggio diverse squadre, sicuramente delle big europee, ma anche delle big italiane, tra cui la Juventus e, udite, l'Inter. Pare che l'Inter e la Juventus abbiano sondato un po', non dico fatto un'offerta ufficiale, ma abbiano sondato un po' il terreno. O almeno questo è uscito, voci di corridoio stanno dicendo questo, notizia che ha fatto un po' il giro dei giornali. E quindi Raiola sta giocando molto sta roba qua, a dire ok, 7 milioni di euro potevano anche andare bene, peccato però che le altre squadre ci stanno offrendo più soldi, quindi fate voi. Pare però che il Milan voglia puntare molto sulla volontà del giocatore. E, insomma, il Milan lo sforzo economico obiettivamente l'ha fatto, ragazzi. 7 milioni di euro per un giovanissimo sono davvero tanti. E quindi sono fiducioso che alla fine, insomma, questo rinnovo arriverà. Facciamo tutti gli scongiuri del mondo, però insomma, abbiamo bisogno obiettivamente di Gigio Donnarumma. E poi sinceramente sarebbe un peccato mollare tutto in questo momento, che le cose stanno andando veramente bene. Speriamo davvero. Difesa ragazzi, e qui voglio soprattutto il vostro supporto, voglio anche le vostre considerazioni, le vostre ipotesi, che magari io non farò in questo video.
Sostanzialmente, ragazzi, ho fatto anche un po' il giro del web, dei giornali, eccetera, per capire effettivamente quali sono, diciamo, le alternative, i giocatori che il Milan starebbe, usiamo sempre il condizionale perché vi ricordo che queste informazioni non ve le dico perché sono all'interno di Milanello, purtroppo non ho degli agganci, non ho nessuna talpa, quindi sono un po' delle notizie che riesco a reperire qua e là per il web e per i giornali. E partiamo da due notizie positive per quanto riguarda la difesa. La prima notizia positiva, ragazzi, è che la difesa del Milan è la più prolifica a livello di gol fatti, tant'è che ha fatto ben 7 gol, ragazzi. Di questi 7 gol ovviamente pesano tanto i 4 gol di Teo Hernandez, ma ha segnato anche Calabria, Romagnoli e Kalulu. Quindi partiamo da questa roba positiva. Altra cosa positiva sono i gol subiti, ragazzi, che nonostante nelle ultime partite ne abbiamo subiti sin troppi, in tutto, sino ad ora, ne abbiamo subiti solo 16. Pensate che meglio del Milan hanno fatto solo Juve, Napoli e Verona. Verona che si difende molto bene, quindi complimenti anche al Verona, essendo una squadra, non una top squadra, a subire così pochi gol, chapeau, tanto di cappello. E quindi, ragazzi, passiamo adesso alle cose negative. Cose negative, ragazzi, che insomma, i titolarissimi, come sappiamo, sono Romagnoli e Kier, però senza di loro, ragazzi, poi sono costretti a giocare o Gabbia, che nonostante abbia fatto benissimo, insomma, non ha tantissima esperienza, diciamo così, e Kalulu, adattatissimo a quel ruolo, sta anche giocando bene, considerando tutte le attenuanti che ha, e Musacchio, che ormai è completamente fuori dal progetto, perché insomma si è capito che fisicamente il giocatore è stato anche recuperato, ma proprio non rientra nei piani della società. Io sinceramente non capisco neanche il perché. Un conto è dire c'è stato uno scontro interno, che magari c'è stato e non lo sappiamo, sei chiaro, però mi fa strano, mi fa specie, soprattutto considerando che quando tipo ci sono le vittorie, il gol all'ultimo secondo e magari ogni tanto inquadrano anche lui, si vede che lui esulta come un pazzo, eccetera. Quindi dico, bah, chissà perché preferisce adattare altri giocatori piuttosto che puntare Musacchio, che non sarà Beckenbauer, ma insomma non è che era proprio disastrosissimo quando giocava nel Milan. Poi si è creato un po' quel ricordo negativo su Musacchio, sicuramente al Milan non ha mai brillato, però è pur sempre un difensore centrale di ruolo. Non lo so, dinamiche interne che ovviamente non conosco. Detto questo, a chi è interessato il Milan? Sicuramente il nome che si è fatto di più, quello più ricorrente, è quello di Ozan Kabak, dello Schalke 04. Il Milan ha già sondato il terreno quest'estate, però poi non era riuscito a prenderlo. Diciamo, di positivo in lui c'è il prezzo, che si aggira intorno ai 15 milioni, anche se purtroppo sappiamo benissimo quando aumenta la concorrenza su un giocatore anche il prezzo lievita. Lo stesso discorso che vi ho fatto prima su Gigi Donnarumma, sul contratto, che quindi Raiola adesso con la concorrenza vorrebbe di più, usiamo sempre il condizionale. Anche per quanto riguarda Kabak, da chi era interessato, non dico solo il Milan ma quasi, adesso ci ha buttato gli occhi anche il Liverpool, in assenza di Van Dijk, che è infortunato praticamente per tutta la stagione. Klopp pare che abbia chiesto espressamente Kabak. Il problema principale secondo me non è tanto il prezzo, insomma 15-18 milioni poco cambia, se il Milan lo vuole prendere lo prende. Però pesa molto, secondo me, la volontà del giocatore, perché pare, usiamo sempre il condizionale, ragazzi, il difensore voglia rimanere in Bundesliga o al massimo andare in Premier League. Quindi ora non so come andranno le cose, ma sinceramente penso che magari lui voleva rimanere in Bundesliga. Adesso che il Liverpool si è fatto avanti, capisco anche che la chiamata del Liverpool possa far gola a Kabak. Non so quanto possano scendere col prezzo, sinceramente, considerando che lo Schalke
Lo pagò 15 milioni di euro neanche 2 anni fa, anche meno, quando lo comprò dallo Stoccarda, se non ricordo male. Però insomma, per me la pista Kabak si è abbastanza raffreddata per quanto riguarda il Milan. Altra pista che si è raffreddata è quella di Lovato del Verona. Il prezzo è molto alto, quello che viene richiesto, quindi secondo me il Milan si è un po' tirato indietro anche per questo, o semplicemente perché magari stanno preferendo per adesso valutare altri profili. Il nome caldo, caldissimo in queste ore, è sicuramente quello di Simakan. Ammetto che io non lo conosco benissimo, ragazzi. Come sempre, magari sì, qualche video su YouTube l'ho visto. Su YouTube, ragazzi, anche Steve sembra fortissimo alle challenge che organizza, come, però capite che poi manca là. No, a parte gli scherzi, nel senso, lui mi piace molto fisicamente, un po' quello di cui abbiamo bisogno forse, no? Come ci lamentiamo sempre con Steve nelle reaction, soffriamo molto le palle da fermo, le palle piazzate, che sia un calcio d'angolo, che sia una punizione, quindi la sua fisicità magari può sicuramente aiutare. Pare che Simakan sia un po' il pallino di Frederic Massara, soprattutto lui si è fissato con questo giocatore. La richiesta dello Strasburgo anche qui si aggira intorno ai 15-18 milioni di euro, e anche Di Marzio ha confermato che insomma l'intesa è sempre più vicina e potrebbe effettivamente essere quindi Simakan il rinforzo per questo Milan. Vi ripeto, non lo conosco benissimo, ma mai come quest'anno voglio fidarmi assolutamente della società. Speriamo anche che il mercato di riparazione porti fortuna, così come portò fortuna lo scorso anno. Se vi ricordate, l'annata era iniziata in maniera disastrosa, l'annata calcistica intendo. Però poi a gennaio, con l'arrivo di Kier e con l'arrivo di Ibrahimovic, le cose sono cambiate da così a così. Speriamo insomma che anche questo mercato di riparazione porti fortuna ai rossoneri. Altro nome, lui ovviamente lo conosco molto bene, la Serie A lo conosce molto bene, che mi stuzzica non poco, se non sbaglio anche quest'estate avevo fatto il suo nome in un vlog quando si parlava appunto di difensore centrale, è Rudiger, ragazzi, del Chelsea, ex Roma. A me lui, ragazzi, piace. Peraltro, anche qui, cercando sul web, ho visto che è stato lo stesso Daily Mirror, insomma, giornale famosissimo e serio, ha riportato che il difensore centrale del Chelsea potrebbe effettivamente lasciare il Chelsea, visto che è abbastanza chiuso dai vari Thiago Silva e company. Quindi, signori, anche qui il prezzo si aggira intorno ai 15 milioni di euro. Stesso discorso per gli altri, è la concorrenza che fotte un po' tutti, perché così come il Liverpool è senza Van Dijk, così come la Juventus ha sempre problemi con Demiral, Chiellini eccetera, sono tutti con gli occhi puntati in questo caso su Rudiger, tant'è che si parla di Tottenham, di Mourinho, che è attentissima a valutare un eventuale acquisto di Rudiger, ma anche la Juventus e Napoli e anche Borussia Dortmund e Lipsia. Quindi insomma il giocatore è forte, ragazzi, anche qui non stiamo parlando di Stam, ma è comunque un giocatore forte. E la cosa che mi piace e mi stuzzica tanto è che, vista l'esperienza che ha avuto a Roma, conosce anche bene la Serie A, e alla Roma giocò molto bene. Infatti ricordo che quando era alla Roma lo volevo. Poi quando è andata al Chelsea l'ho perso un po' di vista, però è un giocatore che secondo me potrebbe effettivamente fare bene al Milan. Ragazzi, ditemi voi se quali tra questi giocatori vi stuzzica di più, vi stimola di più, se ne avete altri magari che secondo voi il Milan potrebbe valutare. Sono curioso di leggere come sempre tutti i vostri commenti, i vostri messaggi. Per adesso è tutto. Ci sentiamo nei messaggi per chiacchierare. Un abbraccio e buona giornata. Ciao belli!